Ciao ragazzi, guardate che spettacolo. Io sono a San Zeno di Montagna e quello che vedete laggiù è il lago di Garda, che non è quello lì bianco, quella è la coltre di nuvole che lo sta coprendo. Ed è un panorama che si può ammirare solo da qui. E qui siamo in piena raccolta di marroni. Michele, mi togli una curiosità. Dimmi Stefano. Quanto pesa una stanga? Una stanga? Una stanga la tessa intorno ai 8, 9, 10 kg. Anche voi li brassi, eh? Eh sì, perché il peso fa l'onda, eh! La fa l'onda! Però è un simbolo di quello che la castagnicoltura ha sempre rappresentato per San Zeno, no? Sì. Ancora oggi, come una volta, si va sotto i marronari e si fa così. Sì, è una tradizione nostra, è un lavoro che si deve svolgere così. Bisogna abbattere le piante perché diano giù il suo frutto. Allora, la tradizione impone che più o meno in questa stagione, intanto stiamo a distanza, la tradizione impone che in questo periodo a San Zeno ci sia la sagra dei marroni, che purtroppo quest'anno, per i ben noti motivi legati al Covid, non si potrà tenere. Ma i marroni ci sono ancora e sono belli quest'anno. Guarda che belli Stefano, guarda che belli che sono, guarda. Ah, guarda. Questi sono il vostro oro. Sì, il nostro oro, la nostra vendemmia questa. Questa è la vendemmia dei montanari. Anche perché hanno sfamato generazione su generazione. I marroni ci hanno sempre portato, ci hanno sfamato per i nostri nonni, i nostri avi, per anni e anni, e noi dobbiamo portare avanti questo lavoro. Ugo, caro Ugo, ma quanti anni gala sta pianta? Ma guarda lì, questa pianta avrà sui 500-600 anni, statistica dagli esperti, Ed è ancora produttiva? È ancora produttiva. Questi sono i suoi marroni. Ah, che bello. Dai 500-600 anni. Quanto volete bene a piante così, Ugo? È come io sono nato insieme ai castagni, sono cresciuto insieme. Bene, con mia piani lì mi era. Mio nonno, mio papà, io e i miei figli li vogliamo molto bene. Ai nostri castagnari, ai nostri marronari si chiamano. Fanno parte di voi, vero? Sì, fanno parte di noi proprio. Sentiamo le piante nostre, anche perché ogni tanto le tocchiamo, facciamo tutto quello che c'è da fare. Ecco, diciamo quanto lavoro c'è dietro, perché non è che c'è solo la stagione della raccolta. Il lavoro è tantissimo perché bisogna pulire la pianta ai suoi tempi, e dopo bisogna pulire sotto, e dopo quando è ora vengono giù, quando maturano, però a volte bisogna anche con la stanga batterli giù. Poi li raduni sotto la pianta, li tiri su, adesso abbiamo le macchine, andiamo abbastanza bene, dai, con le macchine. Però è cambiato poco rispetto a una volta. Sì, è cambiato poco. Le mani ci vogliono sempre per raccogliere i marroni, quelli fuori, quelli... Cosa vuoi? È una nostra passione però, ce l'abbiamo nel sangue. Che bel baffo che te. Grazie. Tenete presente che raccogliere le castagne vuol dire fare tutto un lavoro di gestione delle piante, ma anche del territorio, non indifferente, che prende praticamente tutto l'anno. E loro devono fare i conti anche con delle insidie, come per esempio i cinghiali e un altro genere di animali, sciacalli però a due piedi. Dico bene, Michele? Sì, sono i sciacalli peggiori, sono i cosiddetti qua da noi della montagna, i magnamore. Che vengono il sabato e la domenica con le famiglie, con chiunque, e vengono sotto le piante a raccogliere le castagne qua, perché dicono che la montagna è di tutti. Sì, la montagna è di tutti, però le piante hanno un proprietario, e i proprietari lì vivono per queste piante, per questo raccolto, per questo prodotto che per noi è indispensabile. Altrimenti venite qui, li aiutate, gestite le piante tutto l'anno e poi forse se ne parla, ma per poche decine di euro, ragazzi. Non facciamo i morti di fame. Loro con quei soldi lì vivono e gestiscono un territorio di cui anche voi potrete fruire l'anno prossimo. Altrimenti, se qui va tutto perduto, il bosco si impadronisce di queste terre gestite e nessuno potrà più fruirne. Giusto? Giusto. Hai visto voi?
Purtroppo a causa del Covid quest'anno la tradizionale festa dei marroni non si può tenere, ma questo non è un buon motivo per non venire a San Zeno, perché c'è tutta una serie di iniziative, soprattutto a carattere gastronomico, che puntano a valorizzare questo prodotto. Cioè qui a San Zeno non sono rimasti con le mani in mano. E adesso Carlo, dove mi porti tu? Adesso Stefano andiamo nei migliori ristoranti di San Zeno di montagna per vedere come un prodotto così genuino, così biologico, che viene dalla nostra terra, può essere trasformato in piatti stupendi. Andiamo. Andiamo allora, siamo ancora qua, andiamo. Antipasto del cacciatore, bocconcini di polenta abbrustolita con le castagne avvolte nella pancetta, tutto cotto alla piastra e tutto poi impreziosito con delle scaglie di Monte Veronese. E poi la tartare di garronese con marroni sbriciolati, erba cipollina e un filo d'olio. Mm-hmm. Edelweiss Prada, qui parliamo di primi. Cosa metto a preparare, Davide? Allora, qui abbiamo il nostro risotto con castagne, salsiccia e pancetta, e invece abbiamo anche i maccheroni fatti nella stessa maniera con una piccola variante, dove abbiamo il nostro, la nostra mousse col formaggio di malga, con la tara. È difficile essere creativi con i marroni? Secondo me no, alla fine è un piatto, per carità, molto semplice, però riesci a trovare tante novità con la castagna, tante cose, ne puoi fare tante di cose. Perché si presta bene? È per la neutralità del sapore? No, secondo me è anche buona perché è molto dolce e quindi lo zucchero alla fine può piacere a molte persone anche per quello. E ci puoi far tutto, sia dai dolci che degli antipasti, primi, secondi, puoi far tutto con la castagna. È bella per quello. Peccatela bene un mese all'anno. Sì, veramente, peccatela nei rissi. E questa è la pizza preparata da Samir qui al K2. Le castagne sono dentro e fuori, perché l'impasto è fatto con la farina di castagne e le castagne sono usate anche come guarnizione. E sulla pizza cosa c'è? Ci sono i funghi porcini, il brie, la mozzarella, il pomodoro, gli ingredienti classici. Una pizza estremamente saporita, molto autunnale e molto buona, vero Samir? Vero, buona! Stefano, mi mancava il secondo, quindi sono venuto qua alla Tavata Cursi. Beh, è sempre un piacere ospitarti qua. Allora, questa sera abbiamo creato un piatto apposta per te quasi, dai, sto scherzando. Abbiamo fatto un rotolino di coniglio ripieno di castagne, con un sformatino di verza e castagne monteveronese, e poi la sua salsa attorno, sempre guarnita con delle castagne. Che cosa danno le castagne a un piatto come questo? Beh, diciamo che il coniglio è una carne che secondo me è abbastanza importante nella nostra alimentazione, nella nostra zona comunque, e dà questo dolce, col sapido poi comunque che diamo noi, che dà proprio questo punto di eleganza a questo piatto secondo me. Vino da abbinare, cosa consigli? Ma qua c'è un bardolino secondo me, un buon bardolino può viaggiare molto bene secondo me. Però, caro Carlo, il momento che preferisco è sempre questo quando si parla dei marroni. Il dolce, è un poco bello. Sono d'accordo, lei è bellissimo, bellissimo. Lei è quasi un peccato maiarlo. Sarei un peccato, vero? Ma siamo peccatori noi altri. Anche arriva anche la cioccolata, perché non manca niente, non manca niente. Il formato di XL è anche questa. Oh. Ecco qua. Lui è Marco. Fai i complimenti allo chef per questo castagnaccio bellissimo. E adesso secondo me potremmo anche, vero? Buon appetito! Grazie, grazie. Grazie.
Ecco, buon appetito, ma anche i cortei. Come fai a Montreal? Pensateci voi quando verrete a San Zeno di Montagna, perché la festa non c'è, ma tutto il resto sì. E intanto aspettiamo i cortei. E vi aspettiamo. Arriverà, era? Faremo. Tanto guardiamo.